lì per produrre il sapiens, quello che si doveva riprodurre, no? Andate e moltiplicatevi, perché quelli dovevano veramente, erano il frutto dell'esperimento in grande, i primi esperimenti potrebbero essere risalire a quel periodo lì. Poi è chiaro che ne devono aver fatti altri per portare appunto a questo discorso che dicevo prima di queste zone AR che si trovano dentro i cromosomi e che per esempio riguardano il linguaggio, quindi una cosa che ci specifica in modo particolare, un'altra cosa è l'opponibilità del pollice, un'altra cosa mi spiegava che riguarda certe migrazioni di neuroni che avvengono nel feto, cioè nel momento dello sviluppo del feto, e dice che queste, mi spiegava che queste migrazioni avvengono soltanto nel sapiens, cioè nel scimmia non ci sono. Cioè, quindi ci sarebbero degli elementi che non abbiamo preso da nostri potenziali antenati, tenendo presente che le scimmie che sono più vicine a noi geneticamente, dalle quali ci distinguiamo per meno del 2% del DNA, sono dal punto di vista evolutivo sostanzialmente ferme da 4 milioni di anni, mentre noi dei salti rapidissimi, no? Cioè perché noi dei salti rapidissimi e i nostri cugini uguali, no? Per milioni di anni? È perché l'ipotesi, diciamo che se si fa finta che ci siano stati degli interventi di ingegneria genetica, tutta una serie di cose si spiegano molto più facilmente. È chiaro che bisogna avere la mente aperta per dire, beh, signori, appunto, proviamo a fare finta che queste cose siano successe. Peraltro, c'era un pastore protestante, presbiteriano, che lui, diciamo, nella interpretazione ufologica della Bibbia è molto più avanti di me. Ci siamo scambiati delle mail, eccetera, e lui dà di certi passi biblici una interpretazione ufologica e io gli dicevo: ma ci potrebbe essere anche una spiegazione normale, no? Lui è molto più avanti di me. E lui mi diceva mi scriveva che lui trova strano che i cattolici che sono disposti a credere ai miracoli, ai quali loro non credono, abbiano tutte queste chiusure nei confronti delle ipotesi aliene, che dice è molto più facile credere agli alieni che non ai miracoli. Ma è molto più facile. E lui si stupiva di questo fatto, dicendo: ma perché i cattolici hanno tutta questa. Cioè, credono ai miracoli e invece gli alieni no. Miracolo funzionale alla teologia. Esattamente. Ma per dire, no? Che quindi, se sei disposto a credere ad un qualcosa di incredibile, allora credi anche, non dico in alternativa, ma credi anche alla possibilità degli alieni, visto che sei disposto a credere a qualcosa di molto più incredibile degli alieni. E si stupiva di questo. Lei nel suo libro parla di un pianeta con un'orbita di 3.800 anni. Sì, nel senso che non ne parlo io, cioè riporto le tesi di Sitchin per Ma io l'ho letto fare. sul suo libro, Sì. è che ha un'orbita così lunga. No, nel senso che appunto, Potrebbe allora, tornare allora. siccome Sitchin è quello che ha, parte traducendo, parte lavorando di fantasia, ha elaborato l'ipotesi più organica. Allora io nel primo dei miei libri avevo riportato le sue tesi per dire c'è questa visione qui. Dopodiché io di Nibiru non so assolutamente nulla, non ho nessun elemento per dire esiste o non esiste. Ho letto parecchio su Nibiru, so che se ne occupano anche astronomi ufficiali della ricerca di quel Della pianeta. pietra, Esattamente, si occupano della ricerca di questo, però come dire, io parlo della Bibbia, la Bibbia non fa alcun cenno però a questo. dà una risposta logica, Dà una risposta apre logica, una esattamente, premessa. esattamente, sì. No, no, infatti, Sì, fatti, perché fatti. se ti mette così tanto tempo, quando passa vicino a noi ci mette come minimo 300-400 anni prima, o anche Sì, 200 prima di certo. sparire. Questo fa un Certo. bel po' di Sì, tempo sì, sì, sì. a contatto. Esattamente. La spiegazione mi sembra biologica. Peccato che non possiamo vivere abbastanza per Chissà. poter capire. È lì il problema, quindi stai tirando. Riguardo alla fabbricazione della femmina, no? Che hanno fatto, c'è qualche fondamento nella storia di Lilith, creata prima di Eva? Allora, Lilith nella Bibbia è citata soltanto nel libro di Isaia ed è citata come animale notturno.
Quindi Lilith intesa come figura, così come la possiamo immaginare, nella Bibbia non c'è. C'è nella letteratura, no, c'è nella letteratura ebraica extrabiblica. E c'è, io non so se qualcuno di voi ha letto gli scritti di Don Guido Bortoluzzi, un sacerdote, che è sacerdote del Nord-Est, il quale scriveva che lui per 6 anni aveva ricevuto rivelazioni direttamente da Yahweh. È stato sempre, come dire, ligio agli ordini del vescovo, perché il vescovo gli ha detto di queste cose tu non parli, e lui non ne parlava, però ha preso tutti gli appunti e sono stati pubblicati dopo la sua morte. Allora, lui lì, siccome diceva che Yahweh gli ha detto tu hai studiato molto bene tutto il discorso, ma io ti dico delle cose in più. Allora, in quegli scritti lì di Don Guido Bortoluzzi ci sono, in sostanza, tutte le cose che dico io, tutte, in più ci sono degli altri aspetti di cui io non parlo perché non sono nella Bibbia. Lilith sarebbe la femmina ponte, cioè la via di mezzo tra il punto di partenza e noi, diciamo l'uomo, il passaggio tra le 48 coppie di cromosomi dei nostri cugini primati e le 46 coppie dell'uomo, passaggio che non può avvenire in natura senza che la specie scompaia. Tant'è che sempre quel biologo molecolare mi scriveva che c'è, appunto, ci sono delle coppie di cromosomi che possono essere invece artificialmente accoppiate e unite, quindi ridurre il numero dei cromosomi, no? Infatti noi ne abbiamo appunto 46 rispetto ai 48 delle scimmie, quindi già questa è una cosa strana, eh? Se noi derivassimo dalle scimmie. Allora Lilith sarebbe stata la femmina ponte e Caino potrebbe essere, secondo quelle visioni, figlio di Lilith, e il segno distintivo di Caino era che lui, ed è anche un motivo della sua gelosia, è che lui era peloso ancora rispetto ad Abele, che invece era geneticamente più puro e quindi più simile agli Elohim. E quindi Caino avrebbe ucciso Abele per questa gelosia. E una colpa di Adamo sarebbe stata quella di essersi ancora unito sessualmente a Lilith anche dopo che gli avevano fatto la femmina geneticamente più pura, che era Eva. Questo scrive ad esempio quel sacerdote. Quindi la figura di Lilith è presente nella letteratura ebraica extra biblica. Nella Bibbia in sostanza è una civetta che compare una volta e basta. Ecco la civetta. Guarda, sì. Prego. E l'arca dell'alleanza, che la spiega anche molto bene lì nel suo libro. Sì, beh, quello lì era un oggetto tecnologico molto pericoloso. E Davide si molto pericoloso. Di cui anche l'esegesi ebraica dice i cherubini sono oggetti meccanici, perché sull'arca c'erano anche 2 cherubini, sì, che non sono come quelli di Ezechiele. Si chiamano cherubini perché la radice krv indica in ebraico tutto ciò che copre. Allora, quelli di Ezechiele si chiamano cherubim perché dice che quando non volavano le ali si chiudevano e li coprivano. Invece questi qui si chiamano cherubini perché stavano a copertura dell'arca, cioè coprivano, stavano sopra il coperchio dell'arca dell'alleanza. E dice quindi oggetti meccanici, loro parlano di questi in questo caso, una specie di robot che servivano a proteggere l'arca, ovvero la cassaforte che conteneva cose preziosissime, nel frattempo pericolosissime. Tant'è che la Bibbia dice che appunto che l'arca poteva essere toccata, manovrata soltanto dal, diciamo così, personale addestrato. Chi la toccava inavvertitamente moriva fulminato, perché evidentemente metteva delle scariche. La Bibbia dice che quando veniva portata in guerra, per esempio lo racconta in una situazione, l'esercito di Israele camminava 2000 cubiti, cioè 1 chilometro di distanza. Purtroppo la Bibbia non ci racconta esattamente il tipo di utilizzo che ne facevano in battaglia, questo purtroppo la Bibbia non ce lo dice. Se avessimo uno dei libri biblici che sono scomparsi, che è il libro delle guerre di Yahweh, magari avremmo una descrizione più precisa di come combatteva Yahweh e quindi anche dell'utilizzo che faceva dell'arca. Però scrive anche che Davide indossava
Davide indossava, no, non indossava, Davide, esatto, per poter parlare con Yahweh quando era lontano, allora diciamo così, Mosè quando voleva parlare con Yahweh che era lontano, parlava con Yahweh attraverso questi due, quattro elementi, due per ogni cherubino, che si trovavano sopra l'arca, e dice la Bibbia che sentiva lì in mezzo la voce di Yahweh, quindi il sistema di comunicazione a distanza. Poi il resto del sistema di comunicazione a distanza era costituito dal efod, che è un termine che non viene tradotto, per fortuna, perché lì veramente nessuno sa come tradurlo, quindi anche nelle Bibbie lo trovate come efod. iPhone. Sentite un po' un attimo, ma la Apple che logo ha, che simbolo ha? Una mela morsicata. E aveva un tecnico che gli metteva a posto questa cosa. Allora l'efod era questa pettorina con 12 pietre, 12 pulsanti, che veniva portata da un portatore di efod come il marconista nell'esercito, e quando si voleva parlare con Yahweh si utilizzava l'efod, tant'è che in due occasioni Davide vuole parlare con Yahweh che è lontano, dice al portatore di efod: avvicinami l'efod, e solo dopo che ha l'efod a disposizione può parlare con Yahweh, perché senza l'efod non poteva parlare, però sapere dove era suo figlio, esattamente. Tra l'altro, in queste cose qui di Steve Jobs eccetera, delle curiosità, quelli vecchietti come me ricordano Nembo Kid. Kal-El Jor-El. Esattamente, Nembo Kid è stato inventato da due ebrei. Ma sì. E il nome originale di Nembo Kid è Kal-El, che significa El leggero e rapido. Suo padre si chiama Jor-El, cioè El di luce o luce di El. Cioè da decenni ci stanno raccontando tutto. Infatti tanti basta aprire gli occhi, prendono dal suo libro tanti film adesso, basta aprire gli occhi, anche Avatar è la stessa cosa, ci stanno raccontando tutto, la filmografia hollywoodiana è sotto il loro controllo, ci stanno raccontando tutto. Se voi guardate, avete modo di guardare le primissime puntate di Star Trek di 30 anni fa, c'è tutta la tecnologia di cui noi disponiamo adesso, satellitari, l'iPad, era tutto lì già. Adesso in questo momento ci mancano ancora i motori a curvatura, ma arriverà. E anche il trasportatore di materia. E anche il teletrasporto con delle particelle subatomiche già stato fatto. Che la NASA ci sta già studiando. Esattamente. Sì. E John Carter. Quindi ci stanno raccontando tutto. John Carter della vicina, lui che nella grotta trova la parte, così trova sua parte, con gente alta, magra.